Grazie professore. Bene, adesso abbiamo un altro intervento. Abbiamo Stella Marega, professoressa, scusate, dottoressa Stella Marega da Trieste, dottoressa in ricerca di filosofia delle scienze sociali e comunicazione simbolica. Grazie di essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Dunque, come detto, sì, sono dottore di ricerca e sono cultore della materia in filosofia politica presso l'Università di Trieste. Preciso che questo titolo di cultore della materia che mi lega all'università è solo un titolo onorifico e quindi non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con l'università, di cui non sono né dipendente né rappresentante. Non ho dovuto quindi presentare forzatamente il Green Pass in questo periodo, ma l'obbligo di esibirlo mi ha comunque già privato della possibilità di partecipare a numerosi convegni, della possibilità di accedere alla biblioteca, che è essenziale per poter proseguire nelle mie ricerche, consegnare le mie pubblicazioni, della possibilità di svolgere altre importanti attività come prendere parte a commissioni di esame, supervisione delle tesi di laurea, eccetera. Non voglio comunque discutere il mio caso personale, né elencare le azioni che ho intrapreso in tal senso, ma vorrei approfittare di questo spazio per chiarire alcuni concetti di estrema importanza che sono alla base dell'intero percorso rovinoso che ha portato alla subordinazione dei nostri diritti costituzionalmente garantiti, il diritto allo studio, il diritto al lavoro, il diritto al movimento, il diritto di associazione, il diritto di professare liberamente la propria opinione, il diritto di perseguire le proprie ambizioni e le proprie inclinazioni, il diritto a decidere in autonomia sul proprio corpo, sul corpo dei propri genitori anziani ricoverati in RSA, sul corpo dei propri figli che senza Green Pass non possono più frequentare attività sportive e ludiche, oltre che il diritto appunto di accompagnare e di visitare i malati negli ospedali, che sembra ormai essere diventato un divieto irreversibile. La subordinazione di tutti questi nostri diritti, dicevo, a un trattamento sanitario obbligatorio. Come è stato possibile tutto questo? Ce lo chiede e se lo chiedeva già un anno fa uno dei massimi filosofi viventi, Giorgio Agamben, che il 26 febbraio del 2020, 3 giorni dopo l'emanazione del decreto legge che ha definito le misure per il contenimento dell'emergenza Covid, pubblicava sul quotidiano Il Manifesto un articolo dal titolo L'invenzione di un'epidemia, primo di una serie di interventi, dapprima pubblicati sul sito internet dell'editore Quodlibet, e poi raccolti nel volume A che punto siamo, l'epidemia come politica, e accolti con gelido silenzio, se non anche qualche parola di scherno, da parte della stampa e dell'opinione pubblica nazionale. Nel suo intervento del febbraio 2020, Agamben individuava con lungimiranza il preciso corso degli eventi che avrebbero preso piede nei giorni e nei mesi a venire, denunciando il ricorso allo stato di eccezione come paradigma normale di governo, ma denunciando anche la tacita resa di un popolo disposto ad accettare limitazioni di libertà che non hanno avuto precedenti nell'intera storia del paese, neppure durante le due guerre mondiali e durante il fascismo. Mentre la stampa, la televisione, i media digitali, l'opinione pubblica continuavano a ignorare Agamben, l'avevano sempre già fatto prima per manifesta ignoranza e l'hanno fatto dopo per manifesta malafede, il filosofo ha continuato a pubblicare le sue riflessioni, che non sono mai state, si badi bene, delle considerazioni estemporanee dettate dalle percezioni del momento, ma costituiscono il risultato di una coerente, profonda e intellettualmente onesta ricerca che ha investito le fondamenta della filosofia politica e che si è portata per decenni, dando luogo ad una delle più precise e accurate indagini del pensiero occidentale, quell'analisi archeologica e ontologica dei concetti di stato di eccezione, di biopolitica e di nuda vita,
nell'ottica di quella che viene definita la grande trasformazione in corso nelle democrazie occidentali, ossia il passaggio inarrestabile da un modello democratico borghese basato sul primato dei parlamenti e delle costituzioni a un dispotismo disumano basato su un incessante stato di panico collettivo. Una trasformazione che era già in atto ben prima di quella attuale, ossia quel grande reset annunciato dal World Economic Forum, che ancora molti continuano a considerare una teoria del complotto, nonostante la scritta Great Reset campeggi ovunque a caratteri cubitali sul sito del World Economic Forum, sulla copertina del libro del fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, e sui media di tutto il mondo, non ultima la copertina del Time, ossia il settimanale più diffuso del pianeta. Il problema del Green Pass che siamo qui a discutere oggi è in realtà la logica, naturale e prevedibilissima conseguenza del fatto che la maggior parte degli italiani, per oltre un anno e mezzo, è stata disposta a sacrificare i propri diritti in cambio non tanto o non solo di una presunta sicurezza sanitaria, ma soprattutto in cambio dell'approvazione sociale e del bollino di bravi cittadini, altruisti e responsabili. Pronti a sacrificare la propria vita e quella dei propri figli, a denunciare il vicino, a farsi mascherare, rinchiudere e umiliare. Pronti a farsi riconoscere dal bollino su Facebook: io resto a casa, io mi vaccino, io ho fatto la prima dose, io ho fatto la seconda. Così responsabili e altruisti da augurare le peggiori sofferenze e la morte a chi semplicemente quel bollino sopra il suo nome e sopra il suo volto non lo vuole mettere. Primo passo verso questo baratro politico, etico, morale e intellettuale è stato compiuto, a mio avviso, nel momento preciso e oserei dire catastrofico in cui si è accettato di limitare diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti in relazione alla nostra temperatura corporea. Si è deciso che per un grado di febbre in più un cittadino venga privato dei propri diritti ed escluso dalla società. Questo passaggio è fondamentale per capire l'involuzione democratica e la sospensione dello Stato di diritto. Accettare che la propria condizione medica sia la discriminante nel godimento dei diritti è una scelta che comporta conseguenze gravissime sul piano politico. Tutta la storia dell'umanità è un tentativo di mediazione tra i due estremi, libertà e sicurezza. Il contratto sociale implica la cessione di quote di libertà allo Stato in cambio della sicurezza. Il problema in questo caso però è aver ceduto non quote di libertà, ma diritti inalienabili, ammettendo che la propria condizione medica diventi terreno di negoziazione politica. Si entra così nel regime della biopolitica, il governo dei corpi, da qui diventano possibili le successive limitazioni e imposizioni, il confinamento, l'obbligo della sperimentazione vaccinale, il Green Pass, e le implicazioni della biopolitica arrivano e arriveranno fino al limite estremo. Il meccanismo di custodia e di potenziamento della vita è accompagnato da una parallela politica sovrana di decisione sulla morte. Quando la salute diventa obiettivo politico, a essa si può sacrificare tutto. E che lockdown, coprifuoco, zone colorate e indici di contagio fossero fin dall'inizio misure esclusivamente politiche e non sanitarie, sarà forse chiaro ad alcuni solo ora, quando si sentono dire che i cortei no Green Pass fanno salire il numero dei contagi e delle terapie intensive, mentre i Friday for Future, per dirne una, sono esenti dall'onta del contagio. Le limitazioni dei diritti non sono misure sanitarie e non possono essere accettate come misure sanitarie.
I due concetti che sono alla base delle mie affermazioni e delle mie convinzioni sono appunto i concetti definiti da Gamben di nuda vita e di stato di eccezione. La nuda vita e la paura di perderla non è qualcosa che unisce gli uomini, ma è qualcosa che li acceca e li separa. Scrive Agamben il 17 marzo del 2020. Gli esseri umani sono visti oggi soltanto come possibili untori, che occorre ad ogni costo evitare e a cui bisogna tenersi a distanza di almeno un metro. I nostri morti non hanno diritto a un funerale e non è chiaro che cosa sia stato dei cadaveri delle persone a noi care. Il nostro prossimo è stato cancellato ed è curioso che le chiese tacciano in proposito. Che cosa diventano i rapporti umani in un paese che si abitua a vivere in questo modo, non si sa per quanto tempo? E che cos'è una società che non ha altro valore che la sopravvivenza? L'altra cosa, non meno inquietante della prima, sempre cito Agamben, è che l'epidemia fa apparire con chiarezza che lo stato di eccezione, a cui i governi ci hanno abituato da tempo, è diventato la condizione normale. Gli uomini si sono così abituati a vivere in condizioni di crisi perenne e di perenne emergenza che non sembrano accorgersi che la loro vita è ridotta a una condizione puramente biologica e ha perso ogni dimensione non solo sociale e politica, ma anche umana e affettiva. La nuda vita è una vita che non è né animale né umana, ma in cui si attua ogni volta la decisione tra l'umano e il non umano. È un confine virtuale, che però si è incarnato storicamente e politicamente nelle varie epoche. Ad esempio nell'Homo Sacer, che era l'uomo che nel mondo antico chiunque poteva uccidere senza commettere un delitto, perché era sacrificabile. Il confine tra vita e nuda vita si incarna nello schiavo, che è di proprietà del suo padrone, si incarna nel prigioniero del lager, nell'uomo di cui viene decretata la morte cerebrale nella camera di rianimazione e che però viene tenuto in vita per l'espianto degli organi. Questa è la condizione della nuda vita, che è la pura sopravvivenza biologica senza più niente di umano. E questa è la condizione di vita che ci viene assegnata nell'attuale stato di eccezione. Una vita né sana né malata, potenzialmente contagiosa, che può essere privata delle sue libertà e assoggettata a divieti e controlli di ogni specie. E questo è il presupposto su cui si reggono il Green Pass e il sistema dell'identità digitale e del credito sociale a cui il Green Pass prelude. L'essere umano non è più titolare di diritti inalienabili e indecidibili, ma è ormai degradato a suddito, soggetto a obblighi che di volta in volta vengono decisi e aggiornati, privato delle sue libertà fondamentali e finanche della proprietà del suo corpo. E quelli che fino a 2 anni fa erano i suoi diritti per nascita, oggi sono delle concessioni temporanee, subordinate alla cessione della facoltà di decidere sul proprio corpo. Il secondo punto, e ultimo, è quello dello stato di eccezione. È Carl Schmitt, nella teoria politica, a definire il sovrano come colui che decide sullo stato di eccezione. Lo stato di eccezione indica nella scienza politica la situazione di sospensione delle leggi e delle libertà proprie di uno stato di diritto. Si contrappone quindi allo stato di diritto, in quanto nello stato di eccezione il diritto viene sospeso. Questa condizione, che sussiste ormai da quasi 20 mesi, io credo che si siano ormai superati dei limiti tali che non sarà più possibile tornare alla condizione precedente. Non dopo aver lasciato morire delle persone nei modi che ormai conosciamo, non dopo aver sacrificato gli adolescenti per salvare gli anziani. Brava. Non dopo aver sepolto i morti senza funerale e neanche dopo aver rinunciato alla pretesa di andare in giro da sani con un bavaglio sulla faccia.
Da troppo tempo abbiamo rinunciato alla nostra libertà, alla nostra dignità e alla nostra umanità. Che cosa resta da fare? La risposta è una sola, ossia resistere. Quando tutte le istituzioni divengono equivoche o addirittura sospette e persino nelle chiese si sente pregare ad alta voce non per i perseguitati bensì per i persecutori, la responsabilità morale passa nelle mani del singolo, o meglio del singolo che ancora non si è piegato. Questo scriveva Ernst Jünger nel 1951. Il diritto di resistenza, che non esiste e non può esistere nel nostro ordinamento, deve però contrapporsi allo stato di eccezione, che è allo stesso modo al di fuori dell'ordinamento. Che cosa significa resistere? Significa mantenere salda la nostra volontà. Significa affermare che i nostri diritti ci appartengono in quanto cittadini italiani. Significa che la nostra libertà ci appartiene in quanto individui senzienti. Significa che il diritto di decidere sul nostro corpo ci appartiene in quanto esseri umani. Resistere significa non cedere al ricatto, alla minaccia e all'estorsione. Resistere significa rinunciare all'oscurantismo, allo scientismo e a tutte le ideologie dell'ignoranza e della mistificazione, come quelle che hanno guidato una lunga schiera di personaggi più o meno noti negli ultimi 20 mesi, non ultimi i 100 filosofi che hanno risposto alla lettera di Agamben e Cacciari portando l'esempio infantile e indecente della patente di guida. Resistere significa soprattutto per noi studenti, per noi studiosi, prendere le distanze da questa ideologia e usare invece le armi della conoscenza, della logica, del diritto e del pensiero. Dobbiamo rivendicare la nostra umanità con orgoglio. Resistere significa, nelle parole di Jünger, passare al bosco, diventare dei ribelli. Il motto del ribelle è Hic et Nunc, qui e ora. La tipologia del ribelle può comprendere solo una piccola frazione delle masse, e tuttavia è qui e ora che si forma la piccola elite capace di resistere all'automatismo e di far fallire l'esercizio della forza bruta. È l'antica libertà in veste moderna, la libertà sostanziale, elementare, che si ridesta nei popoli sani ogni qualvolta la tirannide opprime il paese. Non è una libertà che si limita a protestare o a emigrare, è una libertà decisa alla lotta, scriveva Jünger. E l'umana grandezza, questa è l'ultima frase che vi lascio, va conquistata lottando. Essa trionfa quando respinge nel cuore dell'uomo l'assalto dell'abiezione. Qui è racchiusa la sostanza della storia. Grazie. Bene, grazie. Ok, adesso direi che passiamo agli studenti allora. Bene, quindi passiamo agli studenti di Trento. Chi è che parla degli studenti di Trento? Abbiamo Gianluca, studente di giurisprudenza. A te la parola. Ciao a tutti. Avrei delle premesse da fare prima di iniziare a leggere questo discorso che mi è stato prodotto e scritto dal Comitato degli Studenti contro il Green Pass. Innanzitutto volevo dirvi che sì, sono un ragazzo di giurisprudenza e ci sono pochi
però ci sono anche dei ragazzi che hanno la possibilità, facendo giurisprudenza, di criticare. So che non sembra possibile o la gente stenta a crederci, ma ci sono. Come ci sono anche dei ragazzi che fanno medicina e lo stesso hanno la forza di criticare. E direi che queste critiche forse hanno anche un valore maggiore, perché c'è bisogno di più coraggio, secondo me, nel riuscire ad affermare qualcosa quando tutti gli altri ti guardano come se stessi dicendo delle cose assurde, delle bestemmie, e soprattutto però con la solidarietà di tutti si riesce ad andare avanti, perché se una persona viene lasciata da sola non ha la possibilità di andare avanti, e tutto il coraggio che può avere dopo un po' scema. Inoltre volevo fare, diciamo, degli inviti a voi tutti a leggere questi due libri, che secondo me sono fondamentali per riuscire a capire, o comunque per avere degli strumenti che ci permettano di non essere intortati o non essere fregati dagli altri, ok? Questi libri sono Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff, che è fondamentale per capire verso qual è la direzione per cui la società sta andando. E la cosa divertente è che è stata scritta prima del Covid, ma aveva anticipato delle cose prima di molti. E un altro libro invece che mi sento di consigliare, che è stato citato da varie persone, è La banalità del male di Hannah Arendt, che è fondamentale per capire come determinate cose siano accadute in passato e che quindi, come diceva Primo Levi, possono riaccadere. Ma leggendo queste cose e capendole, forse si riuscirà ad evitare che possano riaccadere in futuro.